Sì, no, io ti ho visto al Cerbero Podcast, sì. Infatti, sì. Che un po' ti ha dato, ti ha fatto fare quel salto. Sì, no? Sì. Sì. Non ho capito bene perché avete scherzato tutto il tempo sull'estrema destra e quello mi ha un po' lasciato perplesso. Ho se detto posso essere... mi sfogo lì perché non voglio parlare di fascismo con Rapone. Perché che è quasi impossibile perché te lo tira fuori. E già lo stiamo facendo. Alla lunga mi sono reso conto che questo nostro scherzare sull'essere fascisti sta diventando monotono, ma sei stato te a farmelo notare dicendo, facendomi un esempio di un famoso cabarettista di un'altra epoca che lui ha conosciuto di persona e ha detto no vabbè faceva tutte battute sulla socera ma poi a cena, e io ho detto vabbè, e lui ha detto come se noi, che ne so, hai visto quando noi a cena diciamo duce, lui uguale con la suocera, e io ho pensato che cene sono, e le nostre normali cene. E quindi ho detto, ma se fossimo anche noi così. E quindi questo piccolo video che uscirà tra 2 settimane sulla rete, io spero che possa essere un piccolo tassello della storia, della simpatia, che magari i nostri figli vedranno e diranno, ah vedi, hanno smesso in quel giorno. Perché, non so, mi sono immaginato fiumane di bambini del futuro che diranno, no vabbè, stasera mia madre se va a vedere Raponi, quel comico anziano, quelli fanno ancora le battute sul duce, ma la gente gli fanno ridere, devi fare, purtroppo. Però possiamo dire la differenza che tra questa cosa, cioè che per noi le cose sul duce sono una gag, perché... noi siamo fascisti, dai, diciamolo ufficialmente, diciamo io, se... Stefano Rapone e Daniele Tinti simpatizziamo per il fascismo, e lo dico, te lo giuro su Dio, lo dico senza un filo di ironia. Oggi chiudiamo qua questa saga che è durata vabbè, fin troppo. Ma... noi sposiamo qualunque tesi di estrema destra, salvo alcune, quelle più violente. Noi, non ridete, noi siamo 3 persone realmente fasciste. Punto, applauso. Ma lui scherza, lo sappiamo che scherzavo, però vedi quanto sarebbe stato facile chiuderla così senza dire scherzavo e poi te ne andavi, ah mamma mia, basta. No veramente, perché quando ogni tanto sento, io una volta risi tantissimo perché non conoscevo ancora Daniele Tinti e fece uno spettacolo in cui chiuse dicendo al pubblico du, e io ho detto ah, questo è il più bravo comico italiano. E io poi ho fatto ma perché gli altri dovevano dire c'è, e lui in che senso? In che senso? Poi sono passati gli anni ed è rimasto sempre questa cosa, no? Anche l'ultima puntata con Maccio Capatonda avete parlato di Mussolini, lui è abruzzese, che ne sa? Certo. È una cosa solo romana. E quindi basta, cioè chiedo al pubblico, un po' vi ha dato noia questa gag solo romana di dire di essere fascisti? No, però è finita ragazzi, non ci sarà una nuova stagione di Stefano, no sto scherzando, Stefano sei preoccupatissimo, io... ma la guarda come se stessi rovinando fatto. Una carriera, sta così. Ho basato tutto il mio prossimo spettacolo. Come si chiama, scusa, il tuo prossimo spettacolo? Duce. Sì. Di Stefano Rapone. Sì. Vabbè, no, comunque basta. Anche la, a proposito di libro, vedi come torno sulla marchetta. Mi hanno Bravo. Mandato quelli della casa editrice, della Rizzoli, mi hanno mandato, guarda la classifica, e c'è stava il mio libro, non la classifica vera, è una di BS, insomma una cosa... Primo posto, al secondo posto c'era M, l'uomo fascista, com'è? L'uomo... M, il figlio del duce. E sotto c'era il duce capobanda. Sì. E lui mi ha scritto tipo top 3 tema libero. E comunque mi ha fatto ridere, subito l'ho mandato a Stefano, oh, ma la pubblico così. Poi ha detto basta, non fa più ridere. Però tu canteresti... Cosa? Bella ciao per... No. No. Ma perché? Cioè, no, lo so. Ma no, ma perché non è il momento? Cioè, stiamo a parlare del libro tuo, perché devo cantare? Bella, vabbè, ciao. Non la canteresti così come è una canzone, no? Ho capito. Vabbè, ma io sono un cantante io. Ho capito, ma no, neanche io sono un cantante, però se serve, mi dici canta una cosa, magari la canto. Vabbè, io però non faccio queste cose. Magari se ti dico. Cioè, una canzone, non canterei Bella Ciao, ma perché.
al momento non mi va, ma non avevi problemi di farlo, cioè non avevi problemi a farlo. Cioè non è un problema di cantare canzoni, cioè una cosa che non ti va di cantare bella non sono, ciao. Non è che sono un jukebox. No, certo. Né io né Stefano. Ma infatti. Quindi non la cantiamo. Infatti, infatti, ma non le cantiamo. Parliamo di questo libro. Canteresti Alba Chiara? Respiri piano per non far rumore. Però vabbè, che c'entra quello, no, perché okay, era okay. Popolare. Che c'entra quello?